Ragazzi miei, il video che vedrete oggi è un qualcosa di totalmente diverso dal solito, perché abbandoniamo il mondo del gaming, anche se per un attimo, e insieme ragazzuoli vedremo quante ne sappiamo sui loghi della moda. Nel mentre, ciao a tutti raga. Ciao raga. Allora, come siete messi con i brand dedicati alla moda? Allora, bene. Benissimo, benissimo. Il modello all'interno degli Ones non sono sicuramente io, ma il nostro amico Exacto. Bravo, perciò, esatto. Se magari ci puoi dire qualche dritta. Quello che c'ha gli sordi so io e quindi... Scusa, che hai detto? Ho detto quello che c'ha gli sordi so io e quindi me ne dovrei intendere. È una confessione! È una confessione! Se clippatela, ragazzi! Le regole sono semplici. Il primo che la dice, di conseguenza che la indovina, avrà modo di fare il primo punto. Altrimenti si passa avanti e si rimane a zero. Avete capito tutto? C'è un modo da prenotarci o basta dire subito il brand? No, basta che lo dite, basta che lo dite. Okay. Vai, partiamo. Giorgio Pagani! Ok. Eh? Giorgio Armani! Ha detto Giorgio Pagani? Cosa? Va bene, punto per Zector, perché l'ha detto prima, ed è proprio Giorgio Armani. Vabbè, questo era abbastanza facile. Qui però andiamo un po' più sul difficilotto. Ce l'ho! Io ce l'ho, ma non voglio dirla. Ditelo! All Star! Converse! Esatto, Converse. All Star, ragazzi, vi prego, date delle marche a Tecnoide, che non... Comunque sì, bravo Blazzi, Converse. Bravissimo. Guarda che siamo lì con... Ai ai ai. E qui andiamo un pochettino sul non so come dirvelo, però questo è uno dei miei brand preferiti. Non ce l'ho. Cos'è questa roba qua? Dai raga. Allora vi do solo un suggerimento, famosissima per Timberland, le Timberland. Bravissimo. Ma come mai abbassi lo sguardo ogni tanto? È che qua sotto c'è tua sorella. No! Bravissimo, Timberland, bravo Tech. Bravo, bro. Ah! Allora, qua sono sincero, raga, io questa non ne ho la minima idea. Oddio, scusate. Vabbè. Sono cose che capitano. Ma allora possiamo partire subito così. No. Datemi tempo di stoppare. Okay, va bene, okay. Questo è il punto di Eze. Tommy Cosoli. Tommy Fligler. Chiama. Tech immagino non lo sappia, vediamo. Tommy Fier. Il Figer, l'avevo detto. Vabbè, io darei un punto a testa, sia a Tech che... Sì, sia Eze che a... Che a Blazzi, così, giusto. Grazie, perché bomber. Siamo buoni. Grazie, bomber. Next one. Vai. Che è sta roba? Stoppa, che troppo pesce. Ragazzi, questa non jeans. Ne ho proprio... È di jeans, cioè jeans? Sì. Oddio, sai che... Se potrebbe essere tipo Diesel? È lei. Anche. Diesel, bravo. Può essere, vediamo. Mentre che è lei. Ma non no! È così. No! È Guess! È lei! Avanti il prossimo. Vabbè ragazzi, dai, questa è facilissima. Louis Vuitton. No, non è quella. Ragazzi, non potete averlo detto sul serio. C'è la S. Ragazzi, c'è la V, la S e la C, è Versace. Ma dove la vedi sta C, perdonami Vittorio. Ma che Versace. Oddio. Ma ti giuro che se era Versace ero già pronto a dirti: ma da dove cazzo li hai presi quei loghi qua? Cosa? Mica, io ho detto Louis Vuitton perché ho visto la V e poi ho detto no, non c'è l'L. Ma che cos'è? Ma esiste sta marca? Ragazzi, è fail atomico, ma andiamo avanti. Porca miseria, come Eva, non mi viene, ce l'ho questo qua fra Eva Cade. Non mi viene. Alcott! Ma come Alcott? Ma lo so, vediamolo. Dico Alcott. Sì. Vabbè, regalo, mettevo 10 anni, non mi ricordo proprio per Crombie. No, io non... Andava un bot, eh? Andava un bot anni fa. Ma che cacchio è? Ma che sono queste, raga? Ma questo... Ah, oh, vabbè! Gucci! Vabbè, questa la sappiamo tutti, ragazzi, è Gucci. Va bene. Comunque, ragazzi, dovete dire quando tu be stoppa, mi raccomando. Vabbè, uguale. Vabbè. Stoppa. Puma!
Puma. Vabbè. Puma. Abbastanza okay. Facile. Ok. Boh. No. Non ne ho idea, ragazzi. Andiamo avanti, allora. No, non è Balenciaga! Mamma mia, sai, oh, sai che ste cose sai che io Balenciaga, cioè, pensavo c'è proprio la scritta Balenciaga, non c'è, io, non ho mai visto io. Balenciaga io. Anch'io. Vabbè, non andiamo avanti. No. Vabbè, GG, bella figura di merda su Balenciaga. Ehi! Aspetta, com'è? Dio! Famosissima questa Pull marca. Beer. No. No, non è Apple Beer, c'ha l'orso. Ralph Lauren. Ralph Lauren, bravo Eze. Bravo. Bravissimo, hey! Molto bravo. Wow. Destiny, ma cos'è? Ma sembra no. Uscito da Hyperscape? Non conosco. Nemmeno io, andiamo avanti. Reebok. Vabbè. Ma no, ma non c'ha quelle tre strisce. Raga. Non ne ho idea, mai vista. Ma queste o sono marche di brand che si trovano solo in determinati negozi da miliardi di euro? Hermes. No, famosissimo. Qua cazzo sapevo, dovevo pensare al pitone. Chanel! L'ho detto io! Ma comunque Chanel e Gucci hanno la stessa identica forma, Dammi il punto di Chanel che mi incazzo! Ti do il punto di Chanel, vai tranquillo. Cavolo, devo arrivarci, è vero, porca minestra. Questo invece? Non mi dice nulla. Nemmeno a me. Beh, non tipo di nulla, no, mica parla. Sephora, ma tipo una roba di profumi, trucchi, cazzo è? Ma chi è il Lancelotto? Non ne ho la minima idea, ragazzi. Oh, comunque mancano Barberi! Raga, ma questi non sono vestiti. Questa è conosciutissima. Oakley. Esatto. Vamos! Bravo. Comunque mancano ancora dei brand strafamosi, eh? Eh sì. Chi è sto qua? Niente. Armand and Snoop Dogg. Non è vero. Trussardi! Oddio! Ragazzi, queste le portavo da ragazzino e le so. Allora, provo. Vai. Le Coq Sportif. Bravissimo! Bravo! Bravissimo, le Coq Sportif. Mamma mia. Facevano delle scarpe talmente basse che sembrava di camminare sull'asfalto. È finito. Mica fra, mancava Fendi, Valentino. Vabbè, oh, questo ragazzo ha fatto questo quiz così, un po' così, e boh. Ragazzi, allora, io spero che questo video, seppur totalmente fuori dagli schemi del gaming, vi sia piaciuto. Ringrazio i ragazzuoli per aver partecipato, grazie raga. Grazie comunque a te. A me questo video mi ha fatto rendere conto di quanto cavolo sono stato povero e lo sono ancora perché tutte quelle cose non me le sono mai comprate, frate. E lo saremo ancora per molto. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.